Bella chiusura Flavin e bentornati, siamo qui oggi su Pokémon gioco di carte collezionabili online. Già ho i capelli che fanno schifo al massimo, in più mi si è anche distrutta la webcam. Quindi nel caso ragazzi vediate una leggera sfocatura sul fianco, non è un effetto di luce, ma è l'effetto della webcam quando finisce contro il pavimento. Watch out, watch out, watch out. Ma prima di cominciare ragazzi lasciatemi un bel mi piace, anche perché insomma non capita tutti i giorni di avere il Padre Eterno così prepotente. Cioè, comunque si spinge un attimo ma non ci si riesce più di tanto, anche perché lui torna indietro subito. Bene ragazzi, finalmente dopo 30.000 anni di manutenzione hanno risbloccato il gioco e hanno cambiato i premi sfida. Ho provato a farmi un attimo un mazzo d'acqua per cambiare un attimo dal solito mazzo mentale, però per il momento non ho dei gran Pokémon d'acqua, quindi a parte gli ex, un Gyarados e un fierissimo Magikarp, diciamo che tutti gli altri fanno veramente venire voglia di infilarsi un bastone giù per la gola, perché due dita ormai per vomitare non bastano più. L'unica cosa che spero è che innanzitutto mi stia registrando la webcam, altrimenti sbrocco come il falegname quando gli vanno i ladri di legname in casa. Va bene ragazzi, quello che volevo mostrare, oltre a questo fierissimo castor che visto così a parte inzuppato, come uno potrebbe dire, è praticamente inzuppi un castor, fai un castoricidio. Bene, perché questo raga abbinato a un mazzo d'acqua leva un fottio ed è assolutamente una forma base, perché la sua evoluzione è proprio un castoro da legno. Guardate ragazzi quanto è bello. Lo sbadiglio, vabbè, il classico sbadiglio e botto in testa continua, raga, che si lancia una moneta così a casissimo proprio e leva 80 per ogni volta che ci esce testa. Tra l'altro è anche un bel castoro, 31 kg di castori. Ma il punto non è questo ragazzi, oltre a questo stupendo castoro e a un paio di piccioni che per iniziare un allevamento non sono mai male, potremmo vincere Rayquaza X. Mi piace il fatto che scarta le prime tre carte del tuo mazzo. Sembra non buona. Ma bando di salmoni d'acqua dolce ragazzi, cerchiamo subito il nostro avversario, così abbiamo ancora l'occasione per rivedere il nostro personaggio. Eccolo lì, guardatelo, fiero. Io perdo, sicuro. Ecco, proprio un classico. Nel tuo mazzo non c'è una carta base. Ecco, va bene, vaffanculo. Partiamo male, partiamo già male. Va bene, ok, allora ci tocca passare il turno, perché non possiamo fare assolutamente niente. Ok. Ragazzi, ma non è che oggi ho preso la rogna, eh? E lo credo bene. Passiamo ancora al turno e non ce ne va bene una. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Finalmente, ragazzi, abbiamo trovato il bufalo. Avevo anche due carte doppie in colore, porca troia, prima. Passiamo al turno, ok. E come al solito, ragazzi, speriamo che non siano mescolatori di insalata o ravanatori della domenica mattina. Ok, madonna santa, no, ti prego, cos'è questo? Oddio mio, raga, ci distrugge, ci sfalda l'ano come mia madre. Se il Pokémon attivo del tuo avversario infligge una condizione speciale, la che infligge 70 danni più, ok. Ditemi che non sono condizioni speciali, per favore. Tiriamo prima questa carta che peschiamo dei Pokémon base, perché se me lo secca subito qua finisce veramente male. Allora, prendiamo Mewtwo su. Dove cazzo è andato? Basta, deck impossessato. Allora, prendiamo Mewtwo, ok, bravo, bravo Mewtwo, così, senza fare storie. E poi prendiamo, potrei prendere Gole, che leva veramente tanto, e anche un po' di vita in più. Però, raga, se riesco a prendere Galei di mano, possiamo fare veramente il devasto. In questo momento niente giraffe. Io proverei a prendere Ralts, che insomma un Ralts in panchina fa sempre bene. Raga, proviamo a dargli una carta doppia, anzi, facciamo una cosa. Visto che sono sicuro che me lo prendo nel di dietro, fanculo, segniamogli una doppia carta in colore e speriamo che non finisca come penso. Per favore, mescolatore di insalata, non farmi il culo. A parte che non costa niente, il suo attacco fa un disastro. Ragazzi, ma questo c'ha più ex di Bobovieri. Come mia madre. Potrei cercare un killer per far evolvere il nostro Ralts. Signor Rufan, però ho capito che l'insalata ha bisogno di una mescolatura particolare. Oh mio Dio, che brutta fine che fa il nostro bufalo. Madonna mia, che brutta fine che fa il nostro bufalo. Qua siamo fottuti proprio di brutto. Ok ragazzi, non ce l'ha copato. Io pensavo veramente che ce l'ammazzasse di brutto. Va bene, cerchiamo subito una carta per far evolvere il nostro Ralts in Kirlia. Perfetto. Curiamo il nostro bufalo così non ce l'accoppa nel prossimo turno. Assegniamo una carta psico in modo da fare più danno. E partiamo con un rompioro che contro gli ex leva addirittura 120. Cerchiamo di steccargli questa maledetta mantide religiosa. Prossimo turno ragazzi, io comincerei a drogare Mewtwo veramente di brutto. No, vai piano. Ma va a farti ingroppare dai buoi te il veleno. Mazza che culo raga, madonna che culo. Subito centro Pokémon al nostro bufalo, che lo rimette subito in forte, pronto a fare ancora del danno. Carta energia per il nostro Mewtwo. E poi partiamo con un rompioro di quelli che ti mandano al cimitero. Mangiati le cavallette, 240 danno totale. E prima carta premio per noi. Madonna ragazzi, cioè i bufali al giorno d'oggi sono qualcosa di pauroso. Doppia carta premio, attenzione, una carta energia e un Dradigon. È proprio quello che ci vuole. Ok, adesso questo ci mette in campo le ghiande, quindi attenzione. A questo punto mi facevano comodi i maiali, ma questo è un altro discorso. Non mettete gli OGM sulle ghiande, per l'amor di Dio, che non va bene. Questo cosa ha fatto? Oddio mio, raga, quanto diavolo leva. Siamo Dradigon in panchina.
perfetto. Tanto Gallade non lo pescheremo mai. Quindi continuiamo ad assegnare carte psico al nostro Mewtwo. Però potrei anche assegnarle a Kirlia. Ma è vero anche che nel caso dovessero uccidermi Buffalo, io non ho più nessuno con cui pararmi il culo. E Mewtwo, diciamo che il culo lo pare anche bene. Quindi assegniamo una carta psico ancora al nostro Mewtwo. Non possiamo fare più niente, quindi un altro rompioro del nostro Buffalo. Altri 60 di danno e si mangia le ghiande. Non sarà un porco, ma le ghiande le mando giù lo stesso. Benissimo ragazzi, benissimo. Stiamo andando bene, stranamente stiamo andando bene. Oddio, no, raga, con un'altra carta mi fa un male della madonna. Dimmi che non amo un'altra carta, per favore. Cos'è questo qua? Madonna, raga, che brutta fine che fa il nostro Buffalo. Per una volta, porca vacca, becca croce anche lui. Ralph, io aspetterei, non lo metterei subito in panchina. Queste porca vacca paralizzate. Ah, non posso proprio cambiarle. Dai, porca vacca, ma non si è mai visto un paralizzato che non può essere trascinato in panchina. Se becca testa, questo mi distrugge. Direi di lasciare il Buffalo al suo destino. E passiamo il turno. Mi dispiace, caro il mio bel Buffalone, sei stato cazzuto. È stato veramente un leale manzo. Purtroppo, insomma, nella mantira arriva sempre il momento di andare al macello. E vabbè. Ecco, infatti mi aspettavo mi facesse testa. Per fortuna che non abbiamo utilizzato la pozione. 160 di danno e perdiamo il nostro povero Buffalo. Mettiamo Mewtwo in campo e speriamo che non ci paralizzi anche questa volta. Carta energia per noi al nostro Mewtwo. Ragazzi, ne ha 4, quindi 4 e 12. Possiamo fare fino a 120 di danno con frantuma colpo. Vabbè raga, a sto punto io metterei un altro Ralts in panchina. E visto che non possiamo fare nient'altro, ragazzi, partiamo con un bel frantuma colpo e piantiamo subito del danno. 120, dovrebbe fare i 120. Ecco, perfetto, gliel'abbiamo quasi seccato. Abbiamo ancora 3 carte prima da tirar su. Sono sicuro che va a finire male. Questo pescherà le peggio carte, che manco le maghe, manco Vannamarchi. A few moments later. Ma cosa si è dato adesso agli insaccati? Non lo so, sta riempiendo una budella con il ripieno del salame. Oddio mio, non far... Cosa ha fatto? Sì, ma allora c'è la madre che è una baldracca. E lo credo bene. Mettiamo la giraffa in panchina. E dunque, ok, la cosa si sta mettendo male. La cosa si sta mettendo veramente male. Ci prenderemo un matasso di rotoloni, quelli che usano per annaffiare nei campi, nel culo. Vabbè, ok, partiamo con un frantuma colpo. Mewtwo, mi dispiace veramente tanto, purtroppo. Ma intanto il suo fottuto, non so cos'era, una sorta di piovra, vabbè, quello lì. Carta prima per noi, ragazzi, Pokémon Fun Club. Possiamo pescare Pokémon base. Every day I'm shuffling. Ma porca troia, raga, che sberla. Qua va a finire fottutamente malissimo. Io metterei una giraffa, anche perché insomma le giraffe hanno sempre quel tocco in più. L'unica nostra speranza è assegnare qualche carta energia al nostro Kirlia, sperando comunque di trovare Gallade. Prendiamo un Golet e poi prendiamo uno Spoink. Ne mancavano 2. A parte che se riuscissi ad abbatterglielo, qui non è che abbia tutta questa gran vita. Comincerei ad assegnare carte a Kirlia. Cerchiamo di resistere almeno per 2 turni. Nel caso comunque dovessimo pescare carte psico o addirittura Gallade, potremmo riuscire anche a vincerla. Alla giraffa non gli do niente, perché non riusciremo ad attaccare. Anzi, riusciremo a fare giusto 20 di danno e c'è la coppa propria. Doppia carta di colore a Kirlia. Passiamo il turno perché non possiamo fare più niente. Ragazzi, quanto diavolo leva questo? One eternity later. Non sta mescolando il soffritto adesso? Non lo so, ma tutta la gente gioca in cucina. Cioè, si prendono il portatile, lo mettono in cucina, poi niente. Quando vedono che sono appunto contro di me, perché non è che vedono un'altra faccia, vedono la faccia di quello e penso di averlo solo io, uno con una faccia del genere, tirano fuori la terrina, no? L'olio, il condimento, il sale, cominciano a mescolare come dei poveri mentecatti. E mi fanno venire un sistema nervoso vacci. Porca troia, 150 di danno, ragazzi. Ma è proprio, ce li secca tutti. Ce li secca tutti uno dietro l'altro. Metterei Golet, che è quello con un po' più di vita, anche se alla fine non cambia poi nulla. Deve uscire quel fottuto Gallade, altrimenti per noi è assolutamente finita. Eravamo partiti anche bene, porca vacca. Se non mi accoppavano Mewtwo, gli facevamo il culo come un paiolo. Non va bene ancora per niente, porca troia, ragazzi. Ma allora c'è la madre che vende il... Tuo nido è sui monti. E
niente, assegniamo una carta energia al nostro Kirlia, ma penso che ormai sia del tutto finita. Anzi, assegniamo la Spoink, almeno riusciamo a fargli un 30 di danno. Quanto siamo fottutamente messi male. È sempre così, cioè parti bene, poi alla fine arrivi sempre al punto che questo ti gira, ti piega e ti monta sopra come il bue. Sì che non è buona. Ma basta muovere le carte come i truffatori. Tanto ormai hai vinto, ti bastano due colpi che me li secchi tutti. Mettiamo il maiale in campo, che è l'unico che può fare qualcosa. Riusciamo almeno a fargli un 30 di danno. Assegniamo una carta al nostro Kirlia, ma ormai non serve a niente, perché lui con un colpo ce lo accoppa. Proprio il maiale ce lo accoppa. Visto che con il maiale si fa la coppa, ce lo accoppa. Ma coppa intesa appunto come l'affettato, non tanto come... Vabbè raga, lasciamo perdere le stronzate. Facciamo un salto razzo, lancio la moneta. Se esce croce, questo attacco non ha effetto. Allora, aperte le scommesse. Quanto ci scommettete che esce croce? Vai così, vai così. Ma vaffanculo. Niente raga, adesso ce lo secca e perdiamo. Raga, abbiamo un mazzo veramente forte, siamo stati abbastanza sfigati. Le sue carte assieme sono veramente un qualcosa di pauroso. E perdiamo questa fottuta partita. Dei due sarebbe stato più interessante vedere l'accoppiamento di due indigeni nel Gange, ma questo è tutto un altro discorso. È proprio quello che ci vuole. Raga, cominciamo nel peggiore dei modi questa sfida. E raga, comunque questo Rayquaza lo voglio. A Victini c'ero quasi arrivato. Vabbè, adesso non pensiamo a Rayquaza che è lontano, ma quanto a questo Castoro. E raga, si conclude qui questo episodio. Insomma, ci hanno asfaltato l'ano come gli operai di autostrade per l'Italia. E che dire ragazzi, direi che questo video posso terminare qui. Se vi è piaciuto, potete lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Se volete guardare la pagina di Facebook e Instagram, che la trovate in descrizione, nei commenti come al solito. E che dire ragazzi, qui da Friend dal Padre Eterno. Oggi guardatelo, c'è cioè, un qualcosa di mostruoso. Dalla webcam distrutta, adesso ragazzi la cambio, cioè questo sarà l'unico che vedrete con la webcam distrutta. E dal nostro super castorone è tutto. Bella lega. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider Big Smoke hasta Sweet.